Il traffico da città scoraggia l'impiego dell'auto? C'è la Citroen EMI1, ovvero come sgattaiolare con la stessa agilità di una due ruote ma con una quattro ruote. Eccola proprio qui alle mie spalle. Si tratta di una concept, lo vedete, i colori sono sgargianti, i materiali sono super high tech, le soluzioni davvero innovative che probabilmente molte delle quali non vedremo poi sul modello di serie, ma è il concetto quello che conta. 2,50 m di lunghezza, 1,50 m di larghezza, guardate questa forma quasi a cubo per cui è facile da parcheggiare, e 1,50 m di altezza. Propulsione totalmente elettrica e, fa sapere Citroen, già guidabile a 16 anni. Sotto si nasconde un pacco batteria agli ioni di litio che dovrebbe garantire un'autonomia di circa 100 km. E la cosa importante però è che queste batterie hanno la possibilità di ricaricarsi al 100% in 2 ore, da colonnina pubblica o dal wallbox, fa sapere Citroen. Velocità massima come da codice, quindi per le città, limitata a 45 km/h, quindi meglio non oltrepassare l'anello delle tangenziali. E poi la vedete, tante soluzioni innovative, il LED, poi questi colori sgargianti come vi dicevo, e guardate un occhio per esempio ai sedili con questa trama molto particolare degli schienali, tutto chiaramente sarà molto personalizzabile, si potrà adeguare l'arredamento a seconda dei gusti, e poi una strumentazione abbastanza innovativa con un display credo mutuato dalla C4 Cactus, ma un volante che dovrebbe racchiudere tutta una serie di informazioni, non so se riuscite a vederlo, che debutta qui sulla EMI1. Come vi dicevo, si tratta di una concept, non si conoscono ancora i prezzi, non si sa bene quando dovrebbe arrivare, ma quello che si sa è che Citroen ci crede tanto in una mobilità elettrica, soprattutto in una mobilità alla portata di tutti, e questo è il primo esempio. E voi che cosa ne pensate della concept EMI1? Vi piace? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io, come sempre, non mi fermo e continuo la diretta live qui da Ginevra 2019. Ciao!